Ok, ho mezz'ora per prepararmi, ce la posso fare. Per questa sera Fede ha prenotato un tavolo nel ristorante Les Ombres, che è proprio un ristorante con vista sulla Torre Eiffel, raga, stupendo. Oggi siamo stati tutto il giorno in giro perché la mattinata in realtà l'abbiamo passata interamente a visitare il Louvre perché ci è voluto più tempo del previsto. Poi ha iniziato a piovere, ma ciò non ci ha fermato. Abbiamo comprato degli ombrelli e siamo andati alla Torre Eiffel, abbiamo mangiato lì e poi siamo saliti su in cima. Inizialmente avevamo visto dal sito che era sold out, ma una volta arrivati lì abbiamo fatto la fila e dopo circa 10 minuti siamo saliti su. Devo dire che ne è valsa veramente la pena, ero indecisa se salirci o meno perché io ho un po' paura dell'altezza, ma la vista da lì sopra, ragazzi, era pazzesca. Avremmo voluto visitare anche l'Arc de Triomphe oggi, ma si era fatto tardi, quindi lo vedremo l'ultimo giorno perché domani andiamo a Disneyland. Allora, sugli occhi sto andando a fare una sfumatura sui toni del nero e del marrone perché ho il vestito rosso, quindi va bene così. Ora vado a illuminare i punti centrali del viso con il correttore, mi sto trovando da Dio con questo qui di Mulac. Vado con un po' di blush in polvere, non ho messo quello in crema perché non lo voglio troppo pesante di sera il blush, mi piace poco poco. Abbondiamo invece con il mascara perché mi piace averle super chilometriche e super folte la sera. Alla fine ho fatto un make up occhi molto semplice e quindi voglio dargli intensità. Io solitamente parto dalla radice, proprio dall'attaccatura delle ciglia e vado a districarle. Poi mi sposto alla fine qui, queste qui di lato che se le scordano sempre tutti. E poi passo alle lunghezze, cioè le tiro fino a su. Questo qui è il risultato. Ora facciamo la stessa cosa di qua. Come rossetto invece vado a scegliere una shade molto nude. I capelli sono leggermente mossi perché ieri sera prima di andare a dormire li ho proprio abboccolati al volo e oggi con la pioggia sono un po' scesi, però va bene così. Ora vi faccio vedere il vestito, raga, perché è qualcosa di magnifico. Poi magari a me piace, a voi no, come il più delle volte, però vabbè. È questo. Il rosso in realtà non è in palette, ma raga, questo abito secondo me è pazzesco. Adesso non riesco a farvelo vedere a figura intera perché qui in hotel siamo molto stretti. Sicuramente ci farò un post, quindi lo trovate su IG, tutto indossato.